Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati alla seconda puntata di Vivere la Toscana. Signorina, cosa ha fatto in questi giorni lei? Cosa ha fatto? Ho studiato e ho fatto un bellissimo reportage. Scommetto non provincia di Pistoia da quelle parti lì. Esatto. Bene, quindi intanto guardiamo questa clip, poi noi ci rivediamo dopo. A più tardi. Buongiorno mondo, oggi presentiamo il castello di Monsummano Alto. La sua forma ellittica e la sua collocazione fanno pensare a un'origine longobarda, verso la fine del Cinquecento. Ma forse potrebbe essere esistito un piccolo insediamento in età molto antica e alto medievale. Una prima menzione documentaria, sebbene non certa, risale al 1505, citando la famiglia degli Alberti come primo proprietario. In seguito passò probabilmente alle famiglie nobili di Maona, Montecatini e Capraia. Nel 1128 i possedimenti della zona passarono al vescovo di Lucca. In Fondovalle, dove oggi si trova la gran parte degli insediamenti abitativi, era per tutto il Medioevo praticamente disabitato a causa dell'impaludamento. Con l'indebolirsi della famiglia Alberti, l'abate Ogone di Sant'Antimo riprese la piena disponibilità del castello, che vendette con tutte le pertinenze al comune di Lucca nel 1218. Con la guerra contro Firenze, il castello venne occupato dall'esercito fiorentino nel 1314, assieme agli altri della Val di Nievole. Questa è la porta di Nord-Ovest, detta di Nostra Dama. Ma il 29 agosto 1315 venne riconquistato da Castruccio Castracani, che inflisse una dura sconfitta ai fiorentini nella battaglia di Montecatini. Nonostante Monsummano fosse entrata nella Lega della Val di Nievole contro Firenze, nel 1331 la Repubblica Fiorentina riconquistava la fortificazione, che a parte una tentata ribellione nel 1368 rimase sotto il dominio fiorentino fino all'Unità d'Italia. Esiste una sola torre superstite, a pianta pentagonale, con un unico accesso sopraelevato a circa 7 metri da terra. Restaurata da poco, è una delle più belle e imponenti della zona. Bene, da Monsummano Alto è tutto, ricordate che la Toscana è da vivere! Migliorini, le porte le abbiamo trovate tutte? Ma quasi, ne abbiamo trovate una, l'altra non sono riuscita a trovarla, che forse è coperta dalla vegetazione, coperta dal verde, oppure... Ho fatto il giro al contrario, non so, non l'ho trovata, non l'abbiamo trovata. Comunque è un bellissimo posto dove si possono ammirare paesaggi meravigliosi. Sì, lì c'è dei panorami in mezzo, anche che si vede, ora non dico fino al mare, però si vede molto molto tutta la piana della Val di Nievole, ora a parte c'è l'autostrada, ma voi pensate a quei tempi, cosa riuscivano a vedere dalla punta di quella torre? Dominio assoluto, dominio assoluto. Comunque, visto che ho avuto anche l'occasione di conoscere il sindaco e l'assessore alla cultura del comune di Monsummano Terme, ora che salutiamo perché senz'altro tanto lo sanno che stiamo parlando di loro, chiediamo un attimino di Facciamo un un appello. appello, cerchiamo di tenere un po' più in ordine quel posto perché veramente vale la pena visitare e certamente più. Lo rendiamo ricettivo e più persone poi possano venire a visitarlo. E
qui chiudiamo e poi telefonerò a qualcuno. Adesso abbiamo una chicca del nostro Pietro Fornaciari. Pietro, ma secondo voi poteva mancare Pietro? Quindi guardiamoci questa chicca di Pietro. A dopo. Ciao, sono Pietro Fornaciari. Faccio questa veloce della suona. Vivere la Toscana. Io sono toscano, l'ho già detto in diverse occasioni. E la bellezza della Toscana, che siamo puro sangue, siamo veraci. Mi ricordo a Firenze, in un noto ristorante, si mangiava il pollo con piselli, la bistecca alla fiorentina, tutte queste belle qualità che ci sono sempre, fanno parte della Toscana. Ricordatevi sempre, vivere la Toscana è questo. Però in questa occasione, la voglio dire perché può sembrare una battuta, mangiai un pollo con piselli. Mentre do la forchettata al pollo mi esce il sangue, sicché chiamo il cameriere, cioè, questo pollo è cotto poco. Perché deve essere cotto poco, perché fa bene l'ossa, fa bene il fegato, fa buona muscoli, fa di quello, va bene, ricomincio, do un'altra forchettata, riesce il sangue. Cameriere, ma qui riesce il sangue. Ti ripeto, le devi mangiare così, a Firenze lo fanno così, le bistecche alla fiorentina, tutto di quei di là, ho detto, va bene, questo pollo è cotto poco, fa sangue. Con piselli, mentre cerco di mangiare, faccio, cameriere, ascolti bene. Che il pollo sia cotto poco perché fa bene al sangue e ai muscoli, sono d'accordo. Ma il pollo, e mi ha mangiato tutti i piselli. Vivere la Toscana. Ciao, sono Pietro Fornaciari. Dopo quell'occasione andai a Pisa. Mi ritrovo all'Università di Pisa. C'era il parroco, c'erano vari professori. E questo noto professore religioso mi fece una domanda. Se te, Pietro Fornaciari, tu dovessi scegliere una morte, diciamo, dolorosa e una morte serena, quale sceglieresti? Quella serena, vorrei morire come mio nonno. Dice, come è morto il tuo nonno? Era così, ha chiuso gli occhi, si è addormentato e è morto. Dice, bravo, nella disgrazia, perché purtroppo succederà a tutti, è un esempio molto positivo. Bravo, complimenti. Dice, una morte così, che non ha sofferto, e va bene. E se tu dovessi scegliere quella morte brutta, nella disgrazia, dove sono tutti rotti, che patiscono, stanno lì di là, come vorresti morire, come quelli che erano in macchina con mio nonno. Questa è una cosa per scherzare, per farsi capire, parlando seriamente, vivere la Toscana. Ciao, un abbraccio. Avete visto il nostro simpaticissimo Pietro, ne sa sempre una più del diavolo, proprio il classico livornese. Ma lei, signorina, una barzelletta, anche se non è livornese, la sa raccontare o non la sa raccontare? Sì, sì, dai. Ecco, sentiamo, preparatevi. Ma lei lo sa perché la Nutella va mangiata soltanto con il cucchiaio? Non mangio Nutella, quindi non ho la più pallida idea. Proprio posso immaginare la risposta. Perché il pane fa ingrassare. Ecco, questa è proprio la risposta dalla Risa Voico. Quindi io non me ne vado perché non me ne posso andare. Comunque, andiamo avanti. Cosa si mangia? La rubrica Cosa si mangia? Cosa c'è? Rosso di vino, enoteca. Oh, l'enoteca rosso di vino. Che non è soltanto un'enoteca, però da pochi giorni è diventato anche bar, quindi andate tutti al Rosso di Vino a Montecatini Terme. Guardiamoci la clip, che c'è anche il nostro simpaticissimo amico, che vi diremo dopo chi è. A voi! Guardate un po' chi ho trovato qui, la nostra Veronica Libraro, lei è già conosciuta, perché bene o male l'abbiamo già vista in Ondra, in Vivere la Toscana. Ora, ha avuto questa fantastica idea di aprire un bar. Ora, tra tutte le idee del mondo, andare a Caraibi, scappare in Brasile, lei ha aperto un bar, perché è l'imprenditoria giovanile e femminile che va aiutata e che, se Dio vuole, abbiamo ancora persone in Italia che hanno il coraggio di buttarsi in certe avventure. Quindi, Veronica, cosa, parlaci, quest'idea, da cosa è venuta? Come ti è venuto in mente di fare una cosa del genere? Sì, sono un po' pazza, sinceramente, perché a 23 anni aprire un'impresa, un bar, è abbastanza difficile. Comunque è un sogno che ho sempre avuto, lavorare nel bar e avere un bar tutto mio e gestirlo io. Sì, ho preso la palla al balzo perché i miei hanno un'enoteca proprio qui accanto, essendo un unico fondo, ho detto perché non aprire un bar, dato che qui non ce ne sono, ed eccoci qua. Anch'io avevo avuto l'idea di stare al bar dalla mattina alla sera, però.
Però non me l'hanno fatto fare. Oh, questo bar è solo belle ragazze, eh? Qui abbiamo un'altra bellissima ragazza, ti chiami? Francesca. Ma che sei, noto una certa somiglianza, c'è qualcosa di familiare? Sì, sono la sorella e vengo qui ad aiutarla. Meno male, c'è anche chi ci aiuta, Veronica, c'è anche chi ci aiuta. Quindi noi ti facciamo, come sai, ti vogliamo bene, ci conosciamo già da qualche anno, quindi noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per la tua attività e per tutte le tue cose, però non ti dimenticare che poi c'è anche vivere la Toscana. Noi ti rivedremo anche poi nel corso delle prossime puntate con i tuoi reportage di vivere la Toscana. Quindi, perché la Toscana è da vivere. Abbiamo trovato un cliente, Leonardo, dove abiti te? Io a casa qui. Però anche se abita, lavora a Monteatini, quindi la mattina dove fai colazione? Assolutamente qui, cappuccio e pezzo dolce scritto. Poi servito da due bellissime ragazze, quindi ancora favoloso. Ti ringraziamo Leonardo. Grazie. Se ci troviamo a fare colazione naturalmente paghi te. No. Ciao, grazie. Hanno aperto un bar qui, buonasera. Questo bar ha aperto oggi, non c'era fino a ieri. È l'inaugurazione oggi. Ah, ecco, infatti fino a ieri non c'era, però ho letto rosso di vino. Sì, esatto. Ecco, ma vendete solo vino rosso o c'è anche vino bianco, vino altre cose? No, c'è anche vino bianco, prosecco. Ecco, allora mi consiglia a un uomo di una certa levatura come me un buon cosa mi farebbe bere, quale vino mi farebbe bere o quale bevanda? Preferisce bianco o rosso? Ma io preferisco il tè alla pesca, Elton Elton. Però è il mio preferito, guardi, mi permetto, ne faccio dei bicchieri e brindiamo all'apertura del locale assieme. Certo. Con questi bicchieri. Certo. Salutando anche il pubblico che ci sta seguendo da casa. Va bene. Prego. Questo è uno Chardonnay del 48, l'anno in cui sono nato anch'io tra l'altro, del 1800 tra l'altro, ecco qua, poco perché ha da lavorare quindi non abusi, ecco. Poco ma buono, come diceva mia nonna. Ecco, a voi. E tanti auguri al Rosso di Vino a Montecatini. Buonasera signor Monti, in stile carnevalesco. Tutto l'anno, per me è carnevale tutto l'anno, lo sa. Saluto gli ascoltatori di Mediaset e Canale Italia 2. E Canale Italia 2, saluti a tutti gli spettatori, saluto il Vito che mi sta qui davanti, un amico. Quindi siamo qui all'inaugurazione di questo bellissimo negozio di Montecatini, negozio, un bar enoteca, per noi insomma uomini un po' che abbiamo voglia di bere qualcosa di particolare, certo. Che cerchiamo una bevuta particolare, ma anche un caffè. Caffè, la compagnia, poi la compagnia ci sono io, quindi c'è poi c'è Verona dietro il banco, cosa vuoi? Solo per questo verrei tutte le mattine a prendere il caffè. No, te devi venire, te abiti qui dietro, devi venire tutte le mattine a fare colazione. Se mi rende troppo nervoso, allora è bene, vengo una mattina a te, una notte. Quando poi viene a far colazione qui, quando viene a fare colazione, quando viene a fare colazione qui, ricordati di lasciarne pagata una anche per me, ok? In sospeso. Un pezzo speso per i migliorini di Mediaser che ha bisogno del caffè. Come lo vuole? Cederato, macchiato, basta che ci sia la caffeina, va bene in qualsiasi modo. Ti ringrazio Omar, tanto noi ci rivediamo spesso, ok? Sì, spero non sia la minaccia, comunque sì, vabbè, ci ritroveremo spesso e di nuovo saluti, anzi venite a Montecatini qui in questo bar. Ok. E ricordati che la Toscana è da vivere. Grazie Omar. Questa neanche Paola. Larisa, ma lei l'ha riconosciuto quel personaggio con la barba verde? Sì, che ma come non riconoscere Omar Monti? Il nostro amico Omar Monti, lo salutiamo. Ciao. Omar Monti. Ciao Omar! Mi raccomando, è in forma come sempre e non ti smentire mai. Quindi, a proposito, ma il nostro amico Pietro è fino a fatto? Non lo so, vedo più. Era qui. Quindi, visto che era qui, guardiamo un'altra chicca di Pietro. Pietro, vai! Ciao, sono Pietro Fornaciari, ma c'è questa veloce della Sonia. E poi, insomma, poi c'è quello che va a vista Livorno, c'è Montenegro, il quadro di Livorno, che sono buoni livornesi, no?
e quello va a Livorno via l'Italia. Anni 70 non c'era il telefono, perché c'era la piazza Mazzini sul lato mare e piazza Magenta nel centro. Questo negli anni 70 però stavo molto veloce, trovo anche mano morta, a mezzanotte c'era la cabina, mette il gettone e fa pronto pompieri, c'è questo vizio, pompieri, sono cittadino, c'è un cavallo morto dall'altra parte del file, ho capito, piazza Magenta, dice no, piazza mamma, e casca la linea, finché riprova, dice se passa uno forte, qui ti si ammazza, pronto pompieri, sono sempre quel cittadino, c'è un cavallo morto in piazza mamma, voleva dire in piazza Mazzini, naturalmente, avete capito, e quello lì dice, noi siamo pompieri, siamo carabinieri, c'è un cavallo morto in piazza Magenta, se hai capito si manda qualcuno, dice no, in piazza mamma, e casca la linea. Dopo pochino fa, pronto pompieri, alle 5 la mattina tutto sudato, dice c'è un cavallo morto in piazza mamma, che io ora puzza. Dice, ma dove? Dice, in piazza Magenta, dice, sì, stronzolo, ce l'ho portato io. Ciao, vive la Toscana, ricordatelo che nel mio piccolo, io sono quello più piccolino, ma è un fascino totale, mare, ristoranti, mare, rosticcerie, ristoranti. Nelle varie strade, come tutte, purtroppo in tutti i rioni, c'è anche qualcuno che a volte è un po' più scapestrato, più sfortunato del normale, se che alle 2 di notte c'è una signora che va fuori col canino, che si chiama Pippo, perde il canino e comincia là, Pippo, si gira uno così con una botta e finisce più, dice, ascolti signora, e Pippo anch'io, ma poi mi rompe gli occhi alle 3 di notte. Queste parte dei rapporti sembrano barzellette, ma sono derivate dalle cose. È come due amici si incontrano al mercato. Dice, bello, te 20 anni non ti vedo, bello, come stai? Di qui, di là, dice, dai, bene, guarda, sono andato a fare la spesa con la mia moglie, non la trovo più nemmeno io. Dice, ma nemmeno io, lei l'ha visto, ha messo le donne, sbella, lo fanno. Dice, allora, dice, te, ma com'è la tua moglie? È una alta 1,80 m. 1,90 m, bella, minigonna, bella, tipo Monica Bellucci, dice, ma la tua com'è? Dice, facciamo una cosa, vai, cerchiamo la tua, vai, lasciamo. Vive la Toscana! Ora, come ogni settimana, abbiamo la rubrica di Larisa Voico, Toscana Street, che ci informerà sulle sagre, sulle fiere, su tutti gli eventi che vengono fatti a cielo aperto e non in Toscana. Quindi, vai Larisa, a te con il tuo TG Sagre e Fiere. Vai! Buonasera telespettatori, benvenuti alla seconda puntata di Toscana Street. Anche in questa puntata vi segnaliamo eventi folcloristici della nostra cara e amata terra. Fierrucola di Santo Spirito, Firenze Bio e Torciata di San Giuseppe. Il 17, cioè questa domenica e come ogni terza domenica del mese, torna in piazza Santo Spirito a Firenze la tradizionale Fierrucola. Questo mese l'evento prende il nome di Fierrucola di San Giuseppe e dei Legnaioli, quindi troveremo un bel mercatino all'aria aperta dove verranno esposti i prodotti delle aziende locali. Da quest'oggi fino a domenica 17 a Firenze si terrà la tradizionale mostra mercato dei prodotti biologici e biodinamici, Firenze Bio. Per 3 giorni gli esperti del settore e gli amanti della buona gastronomia potranno accedere alla fortezza da basso. I partecipanti potranno prendere parte a show culinari e degustazioni. Ora sentiamo cosa ne pensa la gente comune della nostra Toscana. Passiamo la linea alla bellissima Rebecca Falleri. Grazie Claudio, grazie Larissa. Siamo qui a Pontedera per intervistare alcune persone per sentire che cosa ne pensano appunto della loro bellissima regione, la Toscana. E vorrei sapere che cosa ne pensa a proposito della Toscana. La Toscana... ne penso bene, bello tutto, a cominciare dalla montagna, prendi Abetone, prendi la montagna, collina, mare, Toscana è bello tutto, è tutto bello in mangiare, bello, la Toscana è bella, secondo me è la più bella regione, a parte essere toscano. Senti, io sono toscano e penso che sia la regione più bella del mondo, ma lo penso veramente, abbiamo tutto. Mare, colline, bellezze, arte, abbiamo tutto in Toscana. Che ci manca?
questo è il motivo per cui ci amano tutti i tedeschi, americani che vengono tutti qua, no? Diciamo una regione variegata, ha varie attrattive in base un po' ai gusti, cioè sia a livello paesaggistico che artistico, è completa, ecco. E a proposito del cibo, invece, che cosa ne pensi del cibo della Toscana? È un ottimo prodotto, soprattutto sulle carni, insomma, si mangia molto bene. E del vino invece che ne pensi? Anche il vino è molto buono, certo. Io preferisco i bianchi, quindi forse in Toscana sono più famosi i rossi, però è una regione, insomma, sviluppata, mi trovo bene. Lo consiglio a tutti. Viva la Toscana! Beh, io personalmente da toscano direi che è una delle regioni più belle d'Italia. Poi chiaramente la cosa è soggettiva, però io mi trovo molto bene qua, sia per il fatto del mare, della montagna che del cibo. Cibo, ma essendo di Buti, direi la trippa. Io ci sto, mi ci trovo bene, ci mangio bene, vuoi a giro, c'è dei posti bellissimi, quindi. Lei è toscana? No, non sono toscana, ma ci abito da quando ero piccina, la bistecca. Voi invece, dai ragazzi più giovani, che cosa ne pensate della Toscana? Quali sono i posti migliori per noi ragazzi dove andare a divertirsi in Toscana? Allora, la sera dopo cena, come discoteche, per esempio anche il Boccaccio, che è via Antina Calcinaia, è una bellissima discoteca, se no a Empoli c'è. A Empoli, al Mind. La bistecca sangue. Allora, dunque, innanzitutto dico che la Toscana è la regione più bella in assoluto. Io sono toscana, quindi il cibo è il più buono in assoluto, quindi non so cos'altro aggiungere. La Fiorentina. È la risposta che danno tutti. Comunque è vero. E la preferisce al sangue o cotta bene? Mediamente cotta. Sicuramente il mare, ma c'è una bella giornata, sicuramente. Castiglio Uccello è un po' cecina, ma Castiglio Uccello in particolar modo. Il cibo, dico, la pizza, mi piace pizza. La pizza. Però la Toscana è casa nostra, nel senso la Toscana è tutto per noi, il cibo ce l'abbiamo buono, i posti ce l'abbiamo belli e che ti devo dire? E il vostro cibo preferito toscano? Per ora sta vincendo la bistecca alla Fiorentina. La bistecca alla Fiorentina è un po' scontata, però è una bella zuppa fatta bene come la faceva la mia nonna, insomma, anche quella è un piatto tipico toscano. E a te piace cucinare? Sì, diciamo di sì. Quindi per i nostri spettatori che ci guardano, ci diresti velocissimamente come si fa una bella zuppa toscana? Sì. Allora, la mia nonna mi ha sempre detto che bisogna fare il soffritto con tutti gli odori, dopodiché ovviamente pane posato, tagliato a fette belle grandi, viene fatta questa minestra col cavolo, sia cavolo la verza che il cavolo nero. Dopodiché praticamente viene fatta posare questo brodo e dopo a strati si fa col pane e si mette un po' di brodo, pane e brodo, pane e brodo, come si fa le lasagne, però si fa la zuppa. Poi ovviamente la sua morte è la cipolla fresca tagliata sopra. Questa è la zuppa toscana. Proprio come hai detto te, la Toscana è bella proprio perché c'è tutto. C'è il mare vicino, c'è la montagna, e c'è il cibo che è buonissimo, che tutti ci invidiano e quindi è bella per quello. Sì, consigliamo ai turisti di venire a fare un giro in Toscana per gustare di tutte le cose belle che possiamo offrire. Insanto e cattuccini. Per me è la bistecca alla Fiorentina, anche se siamo nella zona di Pisa, però... Infatti questa è una delle bistecca fiorentina, una delle risposte più gettonate e la mia domanda è ovviamente al sangue, media o ben... No, al sangue. Perfetto, ottima risposta. Dio buono, ci sono tanti, posso dire paccheri, ti posso dire lasagne di Pistoia che mi fanno ammattire. Non saprei sinceramente perché ce ne sono così tanti, però non saprei proprio davvero... Da dove iniziare? Tipo anche le bruschette, quelle ti fanno ammattire, la schiacciata, quella manca sempre. Tipica olio e sale, quella manca sempre come un antipasto. La Toscana è una regione bellissima, dove sia dal punto di vista
culinario, insomma, si mangia che è una meraviglia. Ci sono poi tanti agriturismi dove possiamo vedere e gustare sapori veramente toscani, cominciando anche dai vini in particolare, che tra l'altro noi abbiamo un'azienda di vini, una cantina, e quindi da questo punto di vista magari sono anche un po' intenditrice di questo. Non possiamo che dire la nostra zuppa di cavolo, come la chiamiamo noi, così proprio in gergo toscano. Tutto bene, tutto quel che lei ha detto sono cose belle, bellissime, meglio di così, è la regione più bella d'Italia. Il toscano è quello che si mangia un po' tutti, la pasta asciutta, i sughi buoni della Moeva, con la Maremma, pertanto tutti i cibi toscani, tutti in generale, vanno tutti bene. Ottimi. Bene, quindi avete sentito che cosa ne pensano le persone a proposito della Toscana, e da Pontedera è tutto, Rebecca Falleri, linea allo studio. Bene, grazie Rebecca, gentilissima come al solito. A Pitigliano, in provincia di Grosseto, si svolgerà la tradizionale torciata di San Giuseppe. Si tratta di un'antica tradizione, la cui storia affonda le radici nel periodo precristiano, quando il falò faceva parte di un rito propiziatorio per l'arrivo della primavera. Bene, con questo è tutto. Come avete visto, in Toscana è sempre area di festa. Ci vediamo al prossimo TG. Bravissima Larisa, che tutte le settimane ci dà queste pillole di saggezza, queste informazioni su queste saghe, queste fiere, che noi ne facciamo tantissime. In qualsiasi stagione, estate, inverno, la Toscana ha sempre un motivo per festeggiare. Con questo intanto saluto lei, arrivederci, è stato un piacere, arrivederci, grazie mille. Poi, che devo dire, saluto voi a casa e ci rivediamo il prossimo lunedì, sempre alle 20, sempre su questa rete. E ricordatevi che la Toscana è da vivere.